Buon pomeriggio. Il video che state vedendo in questo momento nasce dall'esigenza di condividere questa seconda fase del cammino sinodale con tutti i referenti parrocchiali. È il momento di ripartire, ma sicuramente non partiremo da zero. In tutti questi anni abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le esperienze di ognuno attraverso la conversazione spirituale. Quello che ha caratterizzato questi anni di ascolto è stato un profondo senso di smarrimento che ha colpito non soltanto il singolo individuo, ma anche le famiglie. Sono emerse diverse difficoltà che vivono le famiglie nella quotidianità, difficoltà legate a conflitti, a separazioni. La famiglia, e in particolare la famiglia in difficoltà che vive determinate ferite, se così possiamo definirle, questa famiglia sarà la protagonista di questa nuova fase del cammino sinodale. Ma non soltanto la famiglia, anche il consiglio pastorale parrocchiale. Ogni consiglio pastorale parrocchiale è chiamato anche in questa fase sinodale a vivere dei momenti particolari. Sono quattro i momenti che ci aspettano. I primi tre verranno vissuti nell'ambito della parrocchia e l'ultimo sarà foraniale. Primo momento, il momento dell'ascolto. Nell'ambito del consiglio pastorale parrocchiale verranno letti e quindi ascoltati alcuni passi che sono stati scelti da un brano biblico e alcuni passi che sono stati scelti dall'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia del Santo Padre. Secondo momento, quello della condivisione. Questo momento è stato già sperimentato precedentemente attraverso quella che è stata definita conversazione spirituale. Nell'ambito di ogni consiglio pastorale, parrocchiale ovviamente, verranno messe in comune tutte le situazioni che hanno fatto eco in ogni membro. Sulla scheda troverete alcuni suggerimenti, ma ognuno può sentirsi libero di modificare, di omettere delle parti. Siete liberi, sentitevi liberi. Terzo momento, quello più pratico. Ogni consiglio pastorale parrocchiale è chiamato a dare delle indicazioni, dei suggerimenti molto molto pratici, a livello molto pragmatico, circa la metodologia per accompagnare queste famiglie in difficoltà. Quest'ultimo momento, cioè il quarto, non sarà vissuto nell'ambito parrocchiale, ma a livello foraniale. I parroci, i referenti sinodali parrocchiali e il segretario del consiglio pastorale prenderanno parte ad un incontro foraniale che darà a tutti la possibilità di condividere le esperienze vissute in ambito parrocchiale. E ora iniziamo a dare qualche numero, anzi qualche data. A piè pagina della scheda che vi sarà consegnata sono indicate delle date, ma sono date approssimative, più o meno dei periodi che sono indicati. La data certa è quella che riguarda l'incontro di formazione che si terrà presso il santuario Mia Madonna Mia Salvezza a San Cipriano d'Aversa e che riguarderà l'intera diocesi. Potranno partecipare a questo incontro di formazione i parroci, i referenti sinodali e le rappresentanze del consiglio pastorale parrocchiale. E ora non ci resta che ripartire. Buon lavoro a tutti!